Quando è che hai cominciato a studiare, a suonare, a cantare? Ero piccolina, già cantavo comunque sulla scala di casa. A 7 anni e mezzo sono entrata nel conservatorio, nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. E lì, insomma, un percorso classico. No? Cosa fai? A che punto sei? Sono al terzo anno e faccio linguaggi dei media. L'indirizzo è informazione. Quindi sì, ho capito che questi giornalisti non fanno tanto bene loro. Infatti tu canti, devo sopportare le domande ingombranti che si sa sono spesso irritanti, tipo? Anche un come stai può essere ingombrante, se ne è detto solo perché bisogna dirlo, senza che ci credi veramente, senza che ti interessi. Sì, quali sono questi sogni folli? Questo mio essere tranquilla durante la giornata, poi di notte quando chiudo gli occhi basta, mi viene fuori un po' di tutto. Le canzoni sono la traduzione di quei sogni folli che dicevamo prima o è un'altra roba? Ci sono cose che non sono sogni folli, sono cose che mi sono accadute e altre invece che mi hanno aiutato a uscire da situazioni in cui non stavo tanto bene. Altri interessi, altre cose, cose che ti piacciono, cose che fai? Mi piace dipingere i mobili, il legno, la fotografia. Cioè, tutta camera mia è tappezzata tutta di foto. La storia del bianconiglio. Quello è un po' il rapporto che ho io con la tecnologia. E in particolare in quel caso lì con il mio cellulare. Perché il mio cellulare è caduto. Ero a Varazze in un bar e sono andata in bagno, mi sono portata dietro il cellulare e mi è caduto nel water. Per riprenderlo l'unico modo era metterci dentro la mano. E quindi l'ho chiamato bianconiglio perché, vabbè, sai, come la tana del bianconiglio, no? Dove cade Alice, in realtà c'è caduto il mio cellulare, quindi ormai il cellulare si chiama bianconiglio. I giorni più belli che ho vissuto sono quelli in cui non ho avuto tempo di metterlo sotto carica il cellulare, dopo un po' si è spento, perché vuol dire che stavo vivendo.